Bella ragazzi, bentornati sul canale. Oggi video flash, anche perché stasera ho intenzione di farne uscire un altro in cui parleremo dei domini, perché penso che sia una cosa che possa interessare a molti di voi. Video flash per darvi un aggiornamento sulla notizia che molto probabilmente avrete letto, avrete snasato in giro, ovvero modifiche ai personaggi di Cacciatore d'Ossidiana e Fauce d'Ebano. Allora, l'articolo ufficiale sul forum di Marvel Contest of Champions dice che, allora, come sapete già, Kabam è da un po' che ha dichiarato questa intenzione di portare avanti una sorta di campagna di revisione di alcuni personaggi in modo da riequilibrare il game, quindi alcuni campioni che magari risultano essere troppo forti verranno nerfati ed altri che invece performano molto peggio verranno potenziati, buffati. Adesso c'è la beta ancora in corso che credo si chiuderà a breve per Colossus e Old Man Logan. E poi si parlava appunto di Cacciatore d'Ossidiana e Fauce d'Ebano. Si era anche parlato di Ronin, infatti nell'articolo è citato. Ora andiamo a vedere insieme cosa dice. Allora, per quanto riguarda Ronin, Kabam dice che hanno preso in considerazione le performance del personaggio e gli sembra che vada bene così, in sostanza gli sembra che il personaggio sia già equilibrato e quindi non hanno intenzione di toccare Ronin nel prossimo futuro. Allora, Ronin è un personaggio decente, ma essendo uno degli ultimi usciti, se lo compariamo appunto ad altri dei nuovi personaggi che sono stati tirati fuori da Kabam ultimamente, come Namor, piuttosto che adesso magari la nuova Vedova Nera, Cal Obsidian appunto, Cacciatore d'Ossidiana e tanti altri rilasciati ultimamente, ok, Ronin è forte, ma mi sembra comunque non all'altezza di questi altri personaggi. Comunque, vabbè, io sono quasi d'accordo perché se dovessimo stare lì a toccare ogni personaggio per ribilanciarlo con i più forti del game, che comunque si contano sulle punte di una mano, sulle punte di una mano, cosa sto dicendo? Sulle dita di una mano, cioè sarebbe troppo e poi il game non avrebbe più molto senso perché se tutti i personaggi sono forti uguali, vabbè. Allora, con Obsidian, ovvero Cacciatore di Ossidiana, hanno controllato i dati su un tot di giocatore, un tot di periodo, e hanno effettivamente riscontrato che Cacciatore di Ossidiana è uno dei personaggi con il danno più alto del gioco, anche se era stato pensato così, nonostante abbia dei limiti, ovvero ha un blocco, una proficiency di blocco molto bassa, si prende molto danno con il cacciatore bloccando, però dice che è in grado di distruggere gli avversari quando è rampato al massimo, quando è portato al massimo del suo potenziale, senza che gli altri possano fare granché, insomma, in troppo poco tempo. E quindi l'obiettivo nella modifica di Cal Obsidian, di Cacciatore d'Ossidiana, è quello di renderlo, diciamo, più nella media, abbassargli questo suo picco di danno, ma mantenendolo come uno dei personaggi a più alto danno del gioco. Quindi la mia previsione è che qui lo lasceranno esattamente identico, abbassandogli di molto l'attacco, comunque il potenziale del danno una volta rampato. Quindi, che dire, spero che per chi ha speso soldi in cavaliere, mille risorse, catalizzatori, bordelli, diano qualcosa, dei rank down come hanno fatto per She-Hulk. Poi vabbè, magari farò un video a parte in cui parlerò di cosa ne penso dei rank down, perché è una questione che mi tocca personalmente e ne volevo parlare. Ricordatemi questa cosa. Fauce d'Ebano è un altro di quei personaggi, questa volta davvero a differenza di Ronin, che è uscito in concomitanza con altri, ma veramente ha deluso tutti, perché in attacco è veramente imbarazzante, ha un danno ridicolo, la degenerazione che applica è veramente schifosissima. In difesa è un po' fastidioso, ma appunto fa talmente poco danno che anche se ti prendi delle sberle da un Fauce d'Ebano, perché non ti ricordi che vacilla, che diventa invisibile, vabbè, è difficile che ti sciotti. Quindi su Fauce d'Ebano hanno dichiarato anche con il designer che effettivamente il danno da degenerazione sad and wrong, ovvero triste e sbagliato, e quindi hanno intenzione di rivederlo sia lato difensivo che lato offensivo, con maggiore focus, concentrandosi quindi maggiormente sulla parte
di attacco, perché comunque in difesa qualcosa fa, è per l'attacco che tutti sono lamentati del fatto che Ebonimo faccia veramente schifo. E dice che queste modifiche, quindi a cacciatore ed Ebonimo e faccio ed Ebano, potrebbero essere live approssimativamente in 3 mesi, quindi me lo aspetto circa nel periodo natalizio, post-natalizio. Che dire, allora, io sono abbastanza d'accordo con rivedere alcuni personaggi, ma sinceramente mi sembra un po' ridicolo anche il fatto che dei personaggi che sono stati fatti uscire da loro molto recentemente vengano già modificati. Quando ci sono eroi, diciamo, vecchi, come appunto è stato per Luke Cage, Red Hulk, Venom, che sono stati sì rivisti, ma ce ne sono tanti altri, in primis, ad esempio, Hulkbuster, che secondo me è veramente il personaggio più schifoso del gioco, e ovviamente io ce l'ho 6S, non fa niente, non fa veramente niente. E quindi, cioè, io prima di toccare questi personaggi nuovi, che comunque sono più difficili da prendere e comunque qualcosa fanno, andrei a continuare la campagna di revamp, così si dice, di modifica, aggiornamento dei vecchi personaggi scarsi del gioco che erano normali quando sono usciti, con l'avanzare del gioco e il punto in cui il gioco è arrivato, adesso veramente sono carta straccia. Se tu, come me, sbusti Hulkbuster 6 stelle, ti viene voglia di prendere il telefono, metterlo in mezzo alla strada, aspettare che passi un Hammer e fargli una ola quando te lo schiaccia. Bene, grazie ragazzi per essere stati qui ancora in questo video. Ci vediamo probabilmente, credo proprio di sì, spero di sì, stasera per il video sui domini che spero vi interessi molto. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, giocate a Marvel e andate al cinema perché il cinema è bello.